Eccoci qua. Ciao a tutti, ciao Frank, ciao Dino. Allora, come vedete sono in aula in questo momento, perché dovete sapere che quest'aula, siamo a Roma, siamo alla Camera, sta discutendo di un decreto, che è il decreto PNRR. Allora, intanto vi voglio presentare Daniela Torto, che è qui con me, che oggi fa la diretta insieme a noi. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Capo commissione in commissione bilancio, che ha seguito questo decreto. Ma in questo momento l'aula è sospesa, ovviamente, se no non sarei qui in diretta con voi, perché dovete sapere che siccome questo provvedimento è una schifezza totale, e vi spiegheremo perché, abbiamo presentato tantissimi ordini del giorno per fare ostruzionismo e quindi adesso l'aula è sospesa perché la maggioranza deve un po' decidere come fare coi tempi. Allora, partiamo da un presupposto. Voi ve lo ricordate il PNRR cos'era? Ciao Gennaro, ciao Maxi, ciao a tutti, salutano anche te Daniela, poi ti passo ovviamente la parola. Il PNRR, ve lo ricordate? Era quello strumento pazzesco che si invitò il presidente Conte, che andò in Europa, nessuno ci credeva, con cui portò in Italia 209 miliardi per far ripartire il paese dopo il Covid. C'erano soldi per la sanità, soldi per le periferie, soldi per i trasporti, soldi per comprare treni nuovi, soldi e risorse per i sindaci, per i presidenti di regione, insomma, per la transizione ecologica, per far rinascere le nostre imprese e cavalcare quello che è il grandissimo cambiamento tecnologico. Sì, Francesco, in Parlamento, che con l'aula sospesa ovviamente in questo momento. Bene, tutta questa cosa qui non è sparita tutta, Frank, per fortuna non è sparita tutta, però questo PNRR, io ve lo devo dire, non esiste più. Che cosa è rimasto? È rimasto un PNRR che è in versione ridotta, con delle risorse tagliate, ad esempio anche sulla sanità, con ritardi pazzeschi, con spese rinviate. Pensate che una delle cose più eclatanti, che in realtà ci sono tante, poi Daniela vi racconterà meglio, una delle cose più eclatanti che sono riusciti a spostare, con le liste d'attesa che esplodono, mammografie, tac, più di 1 miliardo di euro per comprare nuove attrezzature, appunto, di questo tipo, per i nostri ospedali che sono al collasso. No, questo non era urgente, hanno rinviato la spesa di 2 o 3 anni. Insomma, sono riusciti a distruggere e mettere a repentaglio quello che era un progetto straordinario del nostro presidente Conte. E sì, è proprio grazie a Giorgia Meloni e al suo governo. Ma questo PNRR riesce a fare di più. E quindi adesso vi lascio la parola a Daniela e Gennaro. Io oggi non apro il caso Santanchè perché dovremmo parlarne per ore, poi magari ci torniamo. E lascio la parola a Daniela che vi racconta un po' meglio che cosa c'è in questo decreto. E poi voglio tornare su una questione che è una delle tante vergogne degli emendamenti passati all'ultimo, ma lascio la parola a Daniela. Eccoci. Ciao a tutti, eccoci. Grazie Chiara. Allora sì, stiamo raccontando un po' quello che è accaduto sul PNRR dopo giorni in commissione bilancio in cui abbiamo chiesto al governo di essere più attento e sensibile ai problemi dei cittadini italiani, non a quelli del Movimento 5 Stelle. Ma nonostante questo ci è stata sbattuta la porta in faccia a più proposte di miglioramento a questo decreto. Una fra queste, ad esempio, maggiore coinvolgimento delle parti sociali e quindi non solo dei sindacati ma anche delle associazioni dei datori di lavoro nel programma di monitoraggio del PNRR. Quindi come vengono spesi questi soldi per i lavoratori, come vengono spesi questi soldi per chi gestisce invece le aziende. Il governo ci ha detto che queste parti non potranno essere assolutamente coinvolte e ci hanno bocciato tutti gli emendamenti. Questa è una cosa grave che però non è una novità, perché lo sappiamo che il governo Meloni in qualche modo ha sempre negato il dialogo e il confronto. Prima leggevo, se non spendiamo le risorse del PNRR però l'Europa ce li toglie. In realtà dovete sapere che mentre il ministro Fitto ci dice che va tutto bene, addirittura anche in ambito sanitario, che non è vero che sono stati fatti tagli, poi però sono le regioni di centrodestra che accusano il governo di fare un passo indietro al taglio di 1,2 miliardi di euro sulla sanità e sul potenziamento delle strutture sanitarie. Dall'altra parte però il ministro Giorgetti è andato a trattare con l'Europa proprio per chiedere di spostare la fine degli interventi del PNRR dopo il 2026, quindi nello stesso governo Fratelli d'Italia dice una cosa e la Lega gli dice l'esatto opposto. Ora, anziché preoccuparsi dei rapporti che l'opposizione ha tra di loro, questa maggioranza dovrebbe preoccuparsi delle travi che dividono le loro stesse forze politiche.
Ecco, oltre questo ci sono altre cose davvero gravi che sono state inserite nel PNRR, due cose che non c'entrano niente e vediamo, magari ne parliamo con Chiara. Sicuramente se, se sei un pensionato, sei un ex parlamentare, percepisci dei vitalizi importanti, ma ti chiami Renato Brunetta, ti meriti un regalo da Giorgia Meloni, un regalo in più, cioè tu meriti uno stipendio, e di questo poi lascio raccontare a Chiara. Allora, molto velocemente rispondo a qualche domanda e poi arrivo sulla questione Brunetta, su un'altra cosa che mi sta a cuore. Allora Fabio, sì, ti leggo e ti dico di più, noi non stiamo zitti, anzi alziamo la voce. Chi cerca di zittire le opposizioni, zittire chi in qualche modo non ama quello che fa questo governo e questa maggioranza, tra bavagli da una parte e il fatto che occupano posti di potere ovunque, ti assicuro caro Fabio che chi deve stare zitto non siamo certamente noi, quindi noi, piaccia o non piaccia, le battaglie le portiamo avanti perché siamo stati votati per questo, lo facciamo con coerenza. Governo di chiacchieroni? Magari fossero solo un governo di chiacchieroni, il problema è che fanno danni, cioè questo è un governo che fa danni. Voi pensate che abbiamo lasciato un'Italia col PIL che cresceva e ormai è fermo allo zero virgola, abbiamo lasciato un paese che vedeva di nuovo la produzione industriale che cresceva e 12 mesi che cala consecutivamente, abbiamo lasciato un paese con un'eredità di 209 miliardi da spendere e non solo non li spendono ma anzi tagliano, cioè questo è, ed è per questo che cerchiamo di alzare la voce ovunque possibile. E guardate che anche perché faccio queste dirette, perché l'opposizione non la si fa solo qua dentro, adesso in questo momento sono in Parlamento, la si fa fuori, la si fa nelle piazze, ed è proprio di questo, delle piazze, che voglio parlarvi, perché oltre alla schifezza di cui diceva Daniela, per cui è stato fatto nel provvedimento e previsto che tu possa, se appunto sei un solito noto, arrivare a guadagnare, a ottenere fino a 240.000 euro, mentre invece chi è, si spacca la schiena e viene sfruttato per 4 euro all'ora in questo paese, grazie a questo governo che ha detto no al salario minimo, continuerà a essere sfruttato. Ma c'è un'altra schifezza, e oggi c'erano tantissime associazioni in piazza. Dovete sapere che nel decreto PNRR, quindi che dovrebbe occuparsi di come spendere 209 miliardi, cosa sono riusciti a fare? Hanno presentato un emendamento di Fratelli d'Italia in cui sostanzialmente nel PNRR, anziché dire usiamo i soldi come magari no per costruire dei consultori, per migliorare in modo più capillare quelli che sono i servizi alle donne, no, sono riusciti a fare un emendamento con cui danno sostanzialmente i soldi e permettono alle associazioni pro vita di entrare nei consultori, cioè vogliono andare a ridurre la possibilità della donna di autodeterminarsi. Allora io ve lo dico, scusate, ma questa cosa mi fa veramente imbestialire. Sono 18 mesi che abbiamo una donna al governo, ma Giorgia Meloni che problema ha con le donne? Cioè pensiamo a quello che è successo in questi mesi. Uno, ha detto no al salario minimo. Sapete chi guadagna meno in questo paese? Le donne, in media il 30% in meno degli uomini. Ha deciso di tornare al Jobs Act di Renzi, quindi a precarizzare. Sapete chi sono le persone più precarie in questo paese? Le donne, spesso quelle giovani, quindi sono loro quelle più penalizzate. Ha reintrodotto, ha alzato l'IVA su pannolini, latte in polvere e beni per la prima infanzia. Ha cancellato opzione donna e adesso torna di nuovo a toccare il diritto delle donne ad abortire. Giorgia Meloni, basta! Ma che problema hai con le donne? Che problema hai? Perché fai politiche contro le donne? Perché guardate, e ve lo dico, che in questo paese il problema non è il diritto a non abortire, il problema è che questo paese non garantisce il diritto ad abortire. E sapete che molte donne, che magari non se lo possono permettere perché nella propria regione non c'è una struttura, perché non ci sono i medici, perché ci sono molti obiettori di coscienza, magari non riesce a abortire. Quindi anziché preoccuparsi del diritto a non abortire, applichino una 194 fino in fondo. Daniela, a te. Allora, sì, qualcuno ci dice se possono vedere la camera, noi facciamo così, in questo modo qua. Si vedete me? Ma sì, fai benissimo. Quelli sono i banchi, anzi, lo possiamo anche spiegare, aspetta, vediamo se riesco a girare la telecamera, non so se riesco perché non sono molto pratica. Allora, facciamo vedere i banchi del governo, eccolo lì, quelli sono i banchi del governo, ecco, così si vedono meglio, ferma lì, i banchi del governo. Quindi lì in mezzo si siede la Presidente del Consiglio quando viene i ministri, i sottosegretari, e invece il banco più alto è dove si mette il Presidente della Camera. E dovete sapere che in quel corridoio tra il banco del Presidente della Camera e i banchi del Governo è dove si passa quando si vota la fiducia, cosa che ad esempio oggi abbiamo fatto. Qui abbiamo invece i banchi della maggioranza, che sono chiaramente a destra dei banchi del Governo, e qui i banchi della
dell'opposizione. Guardate, quella striscia là, facciamo vedere, quella è la nostra striscia, qua dove c'è tutto il Movimento 5 Stelle. Adesso ci siamo spostati noi per farla diretta. Sì. Allora, quindi abbiamo soddisfatto questa richiesta e allora precisiamo una cosa perché leggevo un po' nei commenti, siamo in pausa per cui non stiamo portando avanti i lavori in questo momento perché la seduta è stata sospesa e quindi abbiamo pensato di utilizzare questo canale per informarvi, non semplicemente per fare TikTok, non ci interessa questo, ci interessa che i cittadini però siano informati e che sappiano che cosa stiamo facendo all'interno di questo palazzo. Ancora per tornare sul PNRR, prima Chiara accennava alla questione del bavaglio alla Corte dei Conti, sappiamo quanto questa maggioranza è allergica alle critiche e soprattutto anche a quelle che sono le osservazioni di un organo di controllo come la Corte dei Conti e quindi non solo mette questo bavaglio ma scopriamo qualche settimana fa di una maxi truffa sul PNRR pari a quasi 600 milioni e che chiaramente questo governo guarda con favore perché è normale che se togli gli organi di controllo le truffe sono dietro la porta e Giorgio Meloni con questo sicuramente ha dimostrato per l'ennesima volta che strizzare l'occhio a truffatori e ai furbetti e agli irresponsabili è cosa loro. Ecco, noi siamo qui. Credo passeremo altro tempo all'interno di quest'aula oggi per continuare a discutere di tutto quello che nel decreto PNRR non va. Poi lo faremo anche domani mattina. Continueremo e potrete seguire i lavori anche utilizzando la webcam della Camera dei Deputati e continueremo la nostra battaglia finché Giorgio Meloni non deciderà di ascoltare anche la voce delle minoranze. Perché? Perché la voce delle minoranze è la voce di un popolo, che di una parte del popolo che spera in queste rappresentanze di poter vivere in maniera migliore e dignitosa. Ritornando a Brunetta, ricordatevi che quello che oggi percepisce oltre tante altre entrate, lo stipendio fino a 240.000 euro, ricordate che è anche quello che ha sbattuto la porta in faccia a tutti coloro che purtroppo lavorano ogni giorno ma stentano ad arrivare a fine mese. È colui che ha messo la parola fine e dietro il quale si è nascosta la Premier al salario minimo. Ecco, questa è una cosa grave, Chiara, vero? Ebbene sì. Allora, qualcuno che ci dite, tagliatevi lo stipendio, vi do una notizia, lo facciamo già, lo abbiamo sempre fatto, continuiamo a farlo e restituiamo alla comunità una parte, come è giusto che sia e siamo orgogliosi di averlo fatto. Qualcuno diceva, scusate non ho scritto il nome, siete uguali agli altri. No, non siamo uguali agli altri, non siamo uguali agli altri perché ad esempio noi avevamo detto che ci saremmo tagliati stipendi e l'abbiamo fatto, avremmo detto che avremmo eliminato vitalizi e col presidente Fico lo abbiamo fatto, siamo intervenuti sui vitalizi, avevamo detto che avremmo fatto reddito di cittadinanza, piaccia o non piaccia, l'abbiamo fatto, avevamo detto che avremmo fatto il decreto dignità, cioè per abolire quella che era sostanzialmente una piaga della precarizzazione, e l'abbiamo fatto. Siamo quelli che hanno fatto con allora Alfonso Bonafede un intervento con la spazza Corrotti. Ecco, tutto questo purtroppo questo governo sta smantellando e quindi no, non siamo come gli altri, possiamo piacere o non piacere, ma sicuramente abbiamo le nostre identità che portiamo avanti con orgoglio. Poi si può sbagliare, non siamo perfetti, ci mancherebbe. Io stessa quando sono stata sindaca sicuramente l'ho voluto tante volte, quando tornavo a casa pensavo come avrei potuto fare meglio e sicuramente si poteva fare meglio, però ai nostri valori non abbiamo rinunciato e continuiamo, vi assicuro, a fare quello che riusciamo proprio per cercare di perseguire quelli che sono i valori dell'intero Movimento 5 Stelle. E voglio chiudere con una cosa, perché tra poco dovremmo riprendere la seduta, proprio a proposito di Movimento 5 Stelle, identità. Dovete sapere, per chi è piemontese, mi rivolgo, sapete che insomma sono molto affezionata alla mia città, che da una settimana circa, anzi un pochino di più questa parte, abbiamo finalmente la nostra candidata presidente, perché si vota in regione, e Sara Di Sabato è la nostra capogruppo uscente, ha fatto 5 anni di opposizione a Ciri, una donna... Bocca al lupo, Sara! È una donna forte, capace, determinata, che insomma sa individuare la giusta cura, lo farà con tutti noi ovviamente, per il nostro Piemonte che purtroppo, e chi è piemontese lo sa, sta soffrendo tanto. E io penso che chi ci ha portato in questa situazione, e mi rivolgo, penso ad esempio alla sanità che è al collasso, sia al centrodestra che al centrosinistra, che ha governato per anni,
non può essere colui o colei che risolve il fatto che le liste d'attesa sono infinite, che per una mammografia devi rivolgerti al privato, e noi abbiamo una ricetta diversa e quindi Sara è la persona giusta. Quindi andate a cercare il suo profilo, si chiama Sara Di Sabato e sono sicura che potrete interagire, fare domande, a breve usciremo anche col programma. Bene, io vi saluto, vi ringrazio e vi saluto. Buona anche serata. Daniele. Vi aggiorneremo presto. Vi aggiorniamo come sempre. Ciao a tutti!